schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch ragazzi, un glitch dei soldi da fare da soli ed è anche facilissimo, quindi vi consiglio di affrettarvi a farlo perché non penso durerà molto, però magari se dura molto, buon per voi che almeno potete fare qualche soldo. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa, avete bisogno di un bunker, un com, e all'interno del com al terzo slot dovete avere il deposito veicolo personale e ci deve stare una LG Retrocast, ma come avete appena visto. Quindi entrate nel com e tirate fuori la vostra LG Retrocast e la lasciate all'interno del bunker come appena fatto io. Dopodiché, se volete, o diventate CEO oppure prendete un'auto di strada ragazzi e andate alla vostra base operativa. Io qui chiamo un veicolo del CEO, insomma, mi raccomando non chiamate veicoli personalizzati perché altrimenti il bug si annullerà. Quindi a questo punto prendiamo l'elicottero e ci dirigiamo alla nostra base operativa ragazzi. Lo farò vedere per ben due volte, quindi avrete opportunità di poterlo capire. Allora, una volta arrivati alla vostra base operativa, nella vostra base operativa dovete avere tante LGRH8 gratuite, quanti cloni volete fare, cioè se volete fare 7 cloni dovete avere 7 LG, se volete fare 20 cloni dovete comprare 20 LG, per capirci. In questo glitch non servono targhe personalizzate, quindi non ne avete assolutamente bisogno perché le auto prenderanno le targhe diciamo delle LGRH8 che andremo a sacrificare. Quindi passiamo allo step successivo ragazzi. Una volta che siete nella vostra base operativa, l'unica cosa che dovete fare è prendere una LGRH8, salirci sopra e accelerare. Mentre stiamo accelerando dobbiamo premere la freccia in alto, ma adesso andiamo a vedere meglio. Quindi ci siamo sopra, acceleriamo, freccia in alto. Quasi immediatamente dovremo uscire fuori dalla base operativa con il telefonino alzato ragazzi e senza auto. Se questo accade vuol dire che il glitch sta funzionando e quindi possiamo passare al resto del glitch. Prendiamo nuovamente l'elicottero, se abbiamo l'elicottero, quello che cazzo avete voi, e torniamo al nostro bunker ragazzi. Una volta tornati al bunker, l'auto che noi abbiamo fuori, cioè la LGRH Retro Custom, prenderà immediatamente la targa della RH8 che abbiamo appena utilizzato. Ma adesso andiamo a vedere ragazzi. Qui non si vede molto bene perché non ho fatto in tempo a girare l'inquadratura, però comunque sia si vede diciamo. Quindi a questo punto prendete la LG Retro Custom che avete lì fuori dentro il bunker e la mettete nel deposito veicolo personali. Vi dirà deposito veicoli personali pieno ovviamente. Perché? Perché c'è una LG Retro Custom dentro che andrà a finire nella base operativa. Quindi a questo punto usciamo dal centro operativo mobile ragazzi e mettiamo l'auto fuori, nel parcheggino fuori dentro al bunker, insomma, per capirci. Usciamo dal bunker prendiamo nuovamente l'elicottero e ci dirigiamo nuovamente alla nostra base operativa. Questo è per fare di continuo il glitch, insomma, no? per duplicare auto a manetta, raffica, insomma come volete voi, una dietro l'altra. Lo dico in italiano così almeno se capiamo tutti. Quindi a questo punto rientrate nella vostra base operativa, dove ovviamente dovrete avere delle LG RH8 da buttare.
oppure faggio. Qualcuno mi chiede: ma è possibile farlo con i faggio? Ma io non capisco che cazzo che cambia usare il faggio o usare la RH8, anzi il faggio lo pagate pure. Certo, se non siete iscritti al social e dovete pagare la RH8 85.000 o 95.000, meglio il faggio, ovvio, o meglio la Rebel. Però comunque sia, tra LG RH8 e faggio, io preferisco quella gratis, ragazzi, cioè, scusatemi, eh. Comunque sia, va bene. Una volta rientrati nella vostra base operativa, riprendete la vostra LG RH8 a basso costo. Come vedete, ragazzi, qui c'è l'auto che avevamo prima nel nostro bunker. Adesso vi faccio vedere le targhe. La targa è completamente diversa da quella che sta nel bunker. Quindi adesso prendiamo questa e premiamo acceleratore e subito immediatamente il telefono, la freccia in alto per uscire il telefono, ragazzi. Risaliamo sul nostro Buzzard e ritorniamo nel bunker. E quando saremo nel bunker, ovviamente avremo clonato un'altra auto. Però adesso andiamo a vedere. Qui, ragazzi, sono riuscito a farvi vedere un pochino meglio il cambiamento della targa. Proprio l'attimo in cui avviene il cambiamento della targa, in pratica. Non appena voi salite sul vostro veicolo, ragazzi, il veicolo cambia targa, perché è l'ultimo veicolo con cui siamo usciti. Guardate, avete visto? Anche prima si vedeva, però si vedeva un po' meno. A questo punto salite un'altra volta nel vostro com, mandate l'altra auto nella base operativa, riuscite dal com, lasciate l'auto fuori e ripetete il glitch. E via così, una dietro l'altra, ragazzi. È abbastanza semplice come glitch, è veramente facile facile. Questo lo possono fare sia gli utenti di Xbox One, PS4, insomma, per tutte le console. C'era un bug prima che lo potevano fare solamente gli utenti di PS4, invece adesso, diciamo, funziona per tutte le console. Quindi a questo punto io riprendo il Buzzard, non andrò a fare un'altra duplicazione, però vado a farvi vedere le auto che sono nella base operativa. Vi faccio vedere le auto giusto per farvi vedere che un'auto è nel bunker e due sono nella base operativa, ragazzi. Io penso che più semplice di così non ce n'è. Secondo me sto glitch spacca, è uno di quelli, diciamo, cazzuti che si può fare da soli. Mi raccomando, fatevelo in sessione privata, ancora che continuate a chiedermi. Lo posso fare in pubblica? Ma che cazzo ve frega di fare un glitch in pubblica? Fatelo in privata. I glitch si fanno in privata, così non c'avete nessuno che ve spacca il cazzo, ragazzi. Questa è la data e l'ora. E qui ci sono le auto, ragazzi. Un'altra cosa che vi chiedo, raga, evitate veramente domande del cazzo. A me mi stressate proprio la minchia con queste domande stupide, domande veramente idiote, idiote. Non mi sto a riferire a nessuno in particolare. Comunque, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.